siamo trovate alla finale dell'isola a vedere insomma questa sagoma, ovvero Donatella Rettore, dietro di noi. Crediamo molto nel destino, quindi crediamo anche che sia stata anche una bella botta di culo, posso dirla, che siamo arrivati alla finale, perché insomma altrimenti non l'avremmo mai conosciuta. Gli abbiamo proposto questo progetto, volevamo rivisitare una sua canzone, oltretutto Donatella, che poteva racchiudere anche il nostro nome e il ricordo anche insomma di X Factor, che ci è stato affidato questo nome. E comunque era una canzone molto energica, molto travolgente. Volevamo raccontare quella che comunque è un party da ventunenne che piace a noi tra amiche. Noi frequentiamo molto i locali gay perché ci piace tantissimo. Quindi abbiamo inserito drag queen. Raccontiamo prettamente quello che è la nostra serata tipo. Per favore. Siamo nate con le Spice Girl e amiamo la musica di massa. Non facciamo le filosofe musicali, assolutamente. Amiamo ballare, amiamo le canzoni che ci fanno commuovere, piangere. Quindi noi abbiamo dei pezzi nel cassetto che emozionali veramente, ma anche pezzi molto ballabili. Noi amiamo la serenità, amiamo la spensieratezza e cerchiamo nei nostri pezzi di trasmettere questo. Ed è la ragione per la quale abbiamo proprio scelto Donatella. Se ci sta... piace raccontare i momenti della vita. Io parlo di adesso, la cosa che a me onestamente non piace è che rispetto ad anni passati, tanti anni passati, poi anni 60, anni 70, anni 80, quando facevi musica buttavi fuori. Adesso sembra che ci siano degli schemi sempre precisi, ma è anche giusto così. Però per un artista alle volte dici, oddio, sarà il momento giusto per buttare fuori questo, quell'altro. Invece io penso che debba essere una cosa molto libera. Noi non ci abbiamo pensato, siamo andati in studio, abbiamo detto, ma perché non cogliere questa bellissima occasione? Amiamo questa canzone, amiamo lei e andiamo. È scoppiata, è sparita, non sto più con me. La cosa che ci piace di più insomma è metterci proprio in contatto con il fan. Instagram riusciamo a gestirlo e questa ok, rispondiamo a tutti i direct, quindi lo diciamo. Twitter gestibile, Facebook è un disastro, però riusciremo a varcare anche la Facebook. Però aspetta, noi riusciamo a riconoscerli comunque tutti. Dal 10 di aprile è iniziato il DJ set tour, che non so quando terminerà, spero mai, e lì li riconosciamo tutti. Infatti si meraviglia, si fa festa, perché sul palco, magari sul palco iniziamo a ballare. Magari leggo un messaggio di fretta, sorrido, dico, penso grande, magari non rispondo, ma quando lo vedo arrivare mi ricordo assolutamente. I'm sorry.